Presentate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra cantate a Lui. Benedite per sempre il suo nome, narrate alle genti la sua gloria. Cantate al Signore, alleluia, benedite il suo nome, alleluia. Cantate al Signore, alleluia, con inni di lode, alleluia. Saluto a tutti i gruppi qui presenti, in modo particolare il gruppo di Garlasco, Santuario Madonna della Bozzola, il gruppo di Buccinasco, di Milano, di San Marco Argentano, Scalo, Cosenza e di Pesaro. Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Serafino da Montegranaro, religioso cappuccino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore. Dio, che hai voluto offrirci in San Serafino una mirabile testimonianza delle ricchezze di Cristo, fa che anche noi per sua intercessione cresciamo nella scienza divina, osservando fedelmente al tuo cospetto gli impegni evangelici. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioiele. Così dice il Signore: ci affrettiamo e salgono le nazioni alla valle di Giosafat, poiché lì sederò per giudicare tutte le nazioni dintorni. Date mano alla luce, perché la messe è matura. Venite, pigiate, perché il torco è pieno e i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Folle immense nella valle della decisione, perché il giorno del Signore è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare.
il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà udire la sua voce. Temeranno i cieli e la terra, ma il Signore è un rifugio per il suo popolo, una fortezza per gli israeliti. Allora voi saprete che io sono il Signore vostro Dio, che abito in Sion, mio monte santo. E luogo santo sarà Gerusalemme, per essa non passeranno più gli stranieri. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline, in tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione e Edom un arido deserto. Per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese, mentre Giuda sarà sempre abitata e Gerusalemme di generazione in generazione. Non lascerò impunito il loro sangue e il Signore dimorerà in Sion. Parola di Dio. Esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore. Davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti nel Signore, della sua santità, celebrate il ricordo. Gioite, giusti nel Signore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la voce di Dio e la osservano». Parola del Signore. Alleluia.
questo Vangelo attraverso la voce di una donna che in mezzo alla folla dice a Gesù: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui ha preso il latte. Siamo riportati ai primi momenti della maternità di Maria. Una maternità divina, nella quale, come è stato sottolineato dalla tradizione ecclesiale, si intrecciano cielo e terra, si intrecciano il divino e l'umano, nella quale si celebra l'incarnazione di Dio. Ebbene, è una donna che sa vedere questa bellezza. Noi sappiamo che le donne sanno percepire una bellezza invisibile che tante volte agli uomini non è concesso. Perché? Perché hanno in sé la potenza di custodire e trasmettere la vita. Hanno in sé la potenza della maternità, vissuta, agita, testimoniata e in questo caso riconosciuta in un'altra donna, una donna con la D maiuscola, dal nome Maria. Dunque quello che ci propone questa donna che alza la voce e si rivolge a Gesù ricordando la maternità di Maria è un evento carico di vita, un ricordo della maternità di Maria che provoca conversione, provoca salvezza, perché porta alla vita storica Gesù Cristo. E noi, cristiani dell'oggi, siamo pieni di gioia perché la madre di Gesù è onorata. Lei che è al tempo stesso la nostra madre, il nostro modello, la persona che ci indirizza spiritualmente verso Gesù e ci consente di accoglierne la grazia in modo più profondo. È quello che avviene soprattutto nei santuari mariani. Noi del santuario della Bozzola lo viviamo profondamente, questo sentimento di maternità. Ma guardate, la stessa cosa che accade quando qualcuno che conosciamo fa un elogio alla nostra mamma biologica, naturale. Siamo contenti, siamo soddisfatti, siamo orgogliosi se ciò accade, che come figli ci viene riconosciuta la bellezza della maternità di nostra madre. Dunque quello che è accaduto a Gesù accade ad ognuno di noi oggi ed è bello vivere questa dimensione. Per capire bene quello che è accaduto a Gesù e che ci è raccontato nel Vangelo, basta attraversare questa emozione sì bella, sì grande, di quando qualcuno elogia la nostra mamma. Siamo contenti, dicevo, ma siamo contenti perché questa donna, quella donna, esprime e vede la relazione fisica che sussiste tra Gesù e sua madre, cioè ricorda, denuncia, testimonia l'atto della gestazione e dell'allattamento, quella congiuntura così forte tra figlio e madre, quella bellezza così luminosa che si dà tutte le volte che al mondo viene una vita nuova e che la madre custodisce e porta avanti, nutrendo. È la stessa immagine che dovremmo portare dentro noi,
lasciarci crescere nel grembo di Maria, vivere la spiritualità mariana come una gestazione spirituale e lasciare che lei ci nutra come ha nutrito Gesù Cristo, a partire dalla sua presenza, semplicemente come madre che ci protegge, ci guida, ci ama. Quella del Vangelo è certamente una donna piena di ammirazione per Gesù. E forse perché l'ha semplicemente sentito parlare. Del resto, se ci ricordiamo, in Giovanni 7,46, anche le guardie inviate dai sommi sacerdoti sono come suggestionate dal modo in cui Gesù parlava loro, al punto che esclamarono: mai un uomo ha parlato come quest'uomo. Evidentemente questa donna porta dentro tutta la bellezza forte, suggestiva, luminosa della parola del Cristo, ma che è la parola che deriva dalla maternità di Maria. Lei l'ha cresciuto, lei l'ha educato congiuntamente a San Giuseppe. Lui testimonia la volontà del Padre, ma la dimensione educativa specifica l'hanno sviluppata Maria e Giuseppe. E quindi in quella parola così bella di Gesù c'è in nuce e in divenire quella che è la parola della maternità di Maria. E una donna non può non riconoscere la parola di un'altra donna, soprattutto se è madre. Soprattutto se quella parola, quella di Gesù, attesta la stessa capacità cognitiva di Maria Santissima. Chiaro, è un dono dello Spirito. Lo stesso Spirito, quello di Dio, che accomuna la madre che lo accoglie e il figlio che lo testimonia con la vita. Ma guardate, questa donna esprime la sua ammirazione per Gesù in un modo particolare, parlando della madre di lui. Che bello! Parla della madre di lui. E anche noi dovremmo farlo più spesso. Parlare delle nostre madri. Invocare Maria Santissima perché le nostre mamme possano essere sempre più su quel divin modello. Ma soprattutto riconoscere in loro la bellezza della maternità generativa che ha portato a noi alla vita. E semplicemente dire loro grazie perché ci hai fatto vivere, ci hai generato, ci hai partorito, ci hai custodito, ci hai educato, ci hai proiettato nella vita. Ecco il nostro modo per cui oggi potremmo dire, parlare della nostra madre, ringraziandola. Dunque quella donna di Maria evidenzia il privilegio unico di essere la madre di Gesù. La madre in cui il Figlio di Dio si è formato un corpo per venire a vivere la nostra umile vita umana, per venire a rivelarci le ricchezze della bontà e dell'amore di Dio e della redenzione. Gesù però, guardate, corregge, se vogliamo un poco, le parole di beatitudine pronunciate da quella donna, dicendo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. È come se Gesù cercasse di cambiare il livello dei discorsi, come se volesse fare un passaggio, il passaggio da una relazione che evidenzia il legame fisico tra madre e figlio, a una relazione che ne sottolinea
la dimensione spirituale. E se vogliamo, simbolicamente potremmo vederla così. È il passaggio che ci chiede Gesù dalla giovinezza alla adultità. Cioè ci invita a maturare, a crescere, a passare da una relazione orizzontale tra madre e figlio a una relazione verticale tra figlio e padre, che è anche madre, Dio. E questo si fa a partire dall'ascolto della parola. Dunque il Signore con quelle parole corregge, ma nello stesso tempo è una correzione buona, perché sta dicendo a questa donna: la tua relazione orizzontale di parità è bellissima, tu riconosci la bellezza della maternità, ma guarda che tu sei chiamata ad andare oltre, a trascendere la tua vita, a portare quella maternità biologica, storica, ad una maternità spirituale, così come ha fatto Maria Santissima, accogliendo la parola dell'angelo, che è la parola di Dio per lei, la verticalità in Dio. E mentre Gesù parla, molte persone lo ascoltano e lui cerca di far capire loro che esse hanno un privilegio importante, quello di ascoltare la parola di Dio che lì si sta espandendo, e quella di custodire quella parola di Dio che lì è stata pronunciata, espansa. Beati piuttosto coloro che ascoltano e custodiscono e osservano la parola di Dio. Cioè il Signore sta dicendo una cosa semplicissima a queste persone che stanno ascoltando, come quella donna. Sta dicendo di ripetere le stesse cose che ha fatto Maria, né più né meno. Cioè di ascoltare la parola che da Dio è entrata in lei e che è stata accolta e diventata vita, il Verbo che si è incarnato, e di custodirla nel cuore perché questa parola diventasse vita effettiva, educazione storica, possibilità di salvezza per tutti coloro che ripetano lo stesso dinamismo mariano. Se vogliamo, quello che avviene in quel momento, in quella indicazione cristologica alla donna, è un po' quello che avviene ogni giorno nella confessione. Vedete, la confessione ha una bidimensionalità. È quella della custodia, dell'ascolto e della custodia nel segreto del vincolo di quello che l'altro mi ha detto. Allora capite che la confessione, per ogni confessore, in modo particolare oggi per San Pio, è l'esercizio per ogni ministro di quella maternità che ha ricevuto come testamento dalla propria madre, che ha informato, istruito attraverso la maternità di Maria, che è a sua volta istruzione di Dio, della parola di Dio. E allora l'invito oggi per noi sacerdoti, per noi ministri, è di esercitare nel ministero della confessione questa maternità. Accogliere, ascoltare, custodire. E questo San Pio ce l'aveva chiaro, sapete. Che la confessione fosse l'esercizio della maternità era chiarissimo. Soprattutto quando lui, scrivendo nelle sue lettere alle sue figlie spirituali, ai suo padre spirituale, dice che tutte le volte che lui andava a confessare, accanto a sé c'era Maria Santissima, che lo istruiva sulle parole che doveva dire, che lo portava, lo preparava al confessionale e che gli diceva se un confessando poteva essere assolto oppure doveva essere rimandato ad altra volta. Guardate, lui lo scrive, lui l'ha capito, nella confessione c'è l'esercizio attraverso il ministero della maternità salvifica di Dio.
Nello stesso tempo Gesù esprime la beatitudine più profonda di Maria. Lei è stata la persona che ha ascoltato la parola di Dio in un modo tutto particolare. Quando l'angelo le ha annunciato l'incarnazione del Figlio di Dio, lei ha ascoltato questa parola. Questa parola divina che è entrata in lei e cui lei ha fatto profonda attenzione. L'ha ascoltata con riflessione, con apertura di cuore. Questi sono gli atteggiamenti del cristiano di oggi, soprattutto se vive una profonda marianità. Ascolto, riflessione, apertura di cuore. E il suo ascolto, quello di Maria come il nostro, il suo è stato, il nostro deve essere un ascolto perfetto. E come Maria, questo ascolto si è tradotto nella risposta dell'angelo. Eccomi, sono la serva del Signore, venga di me quello che tu hai detto. Se quell'ascolto è vero, il nostro, può avvenire la stessa cosa. Avvenga di me come tu hai detto. Guardate che questa frase la può pronunciare una persona convinta, una persona che ha ascoltato la stessa parola e l'ha vissuta, altrimenti non la si pronuncia questa frase, non ci si riesce, perché dentro, al posto della parola generativa, c'è una paura ottenebrante che vincola ogni cristiano che la vive, ahimè, a testimoniare quella che è la bellezza della sua vita, che ha come finalità missionaria la redentività sua e degli altri. Dunque oggi occorre ascoltare la parola, accoglierla pienamente nella nostra vita perché essa possa realizzarsi e così noi possiamo compiere l'opera di Dio che Lui ha già descritto in noi. Maria è pienamente beata proprio a causa di questa sua adesione perfetta alla parola di Dio e a causa della sua collaborazione perfetta alla missione di suo Figlio. Allora oggi noi chiediamo a Maria Santissima per intercessione di San Pio che è qui con noi e che prega con noi. Aiutaci a vivere la bellezza di questa maternità. Ancor prima aiutaci, spingerci ad andare in confessionale per essere accolti dalla maternità di Dio, che è la sola capace di rigenerare la nostra nella vita corrente. Chiediamolo loro, chiediamo oggi che il Signore, per intercessione di San Pio, ci aiuti a vivere questo sacramento nella sua pienezza sacramentale, cioè di una vita ridestata alla salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. L'insegnamento del Vangelo è chiarissimo. Il Padre ha mandato Cristo portare il lieto annuncio ai poveri. Si degni ora di accettare, di esaudire la nostra preghiera, riconoscimento del nostro nulla ed espressione della nostra fede in Lui. Preghiamo insieme dicendo, aiutaci, o Signore. Come il grano maturo richiama la falce del mietitore, così alla fine della storia di tutti i popoli saranno raggiunti dal giudizio di Dio, perché sappiano andare incontro a quel giorno di verità con forte consapevolezza e opera carità e operosa carità, preghiamo. Aiutaci, o Signore. Dio, tre volte giusto, tiene in serbo una condanna per i peccatori. È un premio per i giusti, perché la nostra vita di ogni giorno
sia tale da attirare su di noi la divina compiacenza. Preghiamo. Aiutaci, o Signore. Perché la nostra fede ci mantenga sempre degni della parentela spirituale con Cristo, alla quale siamo stati chiamati, preghiamo. Aiutaci, o Signore. Perché sull'esempio della donna anonima di cui parla il Vangelo, sappiamo proclamare con appassionata fierezza le grandezze e le glorie di Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, preghiamo. Aiutaci, o Signore. L'amore di Cristo, che tutto vince, e per tutti i defunti trasformi la morte in aurora di vita eterna, preghiamo. Aiutaci, o Signore. O Dio, che tutti raggiungi con la Tua misericordia, vedi come siamo continuamente combattuti. Da una parte il fascino e la copiosità dei Tuoi doni, dall'altra la monotonia delle nostre resistenze. Conquistaci Tu con decisione, perché possiamo essere possessori e realizzatori della Tua parola. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Offrendo i nostri doni sul tuo altare nel ricordo di San Serafino, ti preghiamo, Signore, di concederci un vero spirito di umiltà e semplicità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza di fede dei Tuoi Santi, Tu rendi sempre feconda la Tua Chiesa, con la forza creatrice del Tuo Spirito, e doni a noi Tuoi figli un segno sicuro del Tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia
l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che ha convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio
in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Sola con il Padre, con
Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, va che sull'esempio dei martiri Dio Onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, fa che sull'esempio di San Serafino impariamo a cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei santi, che ci concede di celebrare questa memoria, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. Intercessione dei santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti.